ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gabriele. Io sono Nadia. Oggi ci troviamo a Frassino, Valvaraipa, Piemonte, provincia di Cuneo e siamo, come potete vedere, all'interno di una bolla. Siamo in una bubble room. La nostra prima volta in una bubble room. Esatto, quindi se anche voi siete curiosi di scoprire appunto com'è, cosa si può fare, mi raccomando, continuate a guardare questo video e ricordiamo ancora, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al nostro canale, attivate la campanella e metteteci un like. Adesso si va con la sigla! Ragazzi, in questo momento la bubble room, la nostra bolla è coperta, come vedete, perché c'è il sole che ci batte sopra, sennò farebbe troppo caldo, ma tra poco, verso le ore 18, ha detto che verranno ad aprirla e questa notte sicuramente vedremo un cielo stellato pazzesco. Per il momento cosa dire? Ci sono tutti i comfort, abbiamo la macchinetta del caffè, sotto c'è il frigo con anche già un prosecchino al fresco e ovviamente c'è il letto e anche un piccolo bagno con la doccia e tutto l'occorrente. Adesso andiamo fuori, ci cambiamo, ci mettiamo l'accappatoio perché vogliamo andare a vedere, perché c'è anche una sauna riservata appunto ai clienti del bubble room. È ora della sauna. Andiamo, 3, 2, 1, salto! Eccoci ragazzi, pronti per andare a testare la sauna. Da qua si vede la bubble room che vedete, e là sotto c'è tutto il sentiero che porta fino qua. Adesso andiamo dentro a vedere se fa caldo. Si sente già un buon calore. Proviamo? E allora ragazzi, qua ci sono già 80 gradi. E fa sento decisamente caldo. Sì. Ah, che relax però. E soprattutto che dopo la doccina verrà utile. Soprattutto ragazzi, c'è una vista spaziale. Aspettiamo una decina di minuti e poi doccia fredda. Ah, ok, noi ci stiamo rilassando, quindi possiamo spiegarvi un po' come abbiamo trovato questo posto? Non lo so. No, in realtà grazie a una mia amica che c'era già venuta solo al ristorante, però ci ha detto no, vai perché devi troppo provare sia la casetta sull'albero che la bubble room. E ovviamente l'abbiamo provata. Intanto da Frassino si sale parecchio. Credo ci siano 2 buoni chilometri. Sì, di tornanti, di sì. Stradina molto stretta. Molto stretta. Infatti anche Gabri dice col camper secondo lui non si viene. E quindi se lo dice lui che abbiamo fatto la lombarda, vabbè comunque. E poi arrivati all'agriturismo, che è appunto l'osto del Casalot, si sale ancora per venire qui alla bolla, perché è veramente in mezzo al bosco isolato. Cioè qui secondo me ci possono vedere solo gli uccellini. Sì, esatto, c'è il parcheggio riservato dove c'è l'agriturismo e poi da lì si continua a piedi, quindi se venite vi consigliamo di non portarvi il trolley, ma come già abbiamo fatto noi, magari uno zaino, dei borsoni e delle scarpe comode, perché da lì si parte e si fa una piccola passeggiata, sarà sì, però sale 2-3 minuti, però si sale abbastanza e poi si arriva finalmente alla zona della bubble room, che in realtà non è appoggiata a terra ma è su un, possiamo chiamarlo, un terrazzo, una in legno. Palafitta. Esatto, tipo. Scusate, su una ma io palafitta. Non vedo niente se no. E da qua ci si può affacciare, si vede ovviamente tutta la vallata. E poco più su invece c'è anche la sauna, una sì? Sauna legna, una quindi bella botte. Esatto, tipo. C'era anche la possibilità di avere, diciamo, negli anni passati c'era anche una tinozza con acqua calda, ma quest'anno per il problema siccità non sono riusciti ad attivarla, quindi ci sono 2 sdrai con una bella doccia fredda. Intanto vi facciamo vedere un piccolo scorcio
approccio di quello che si vede da qui. Per noi questo tempo è prezioso perché abbiamo due bimbi piccoli. E a proposito, in questa bolla sono vietati animali da compagnia e bambini. Invece sotto c'è la casetta sull'albero dove lì possono starci anche i bambini. Ragazzi, sono quasi le 18 e abbiamo visto laggiù la signora che ci sta portando il nostro aperitivo. Invece qui in frigo abbiamo già una bella bottiglia di prosecco che adesso andiamo a aprire e stappiamo, sciaboliamo. E aperitivo sì, ragazzi, ci hanno anche aperto la bolla e uno spettacolo. Cin cin. Siamo pronti per l'aperitivo e ragazzi, cosa vedo? Oltre a degli affettati, c'è il salame, c'è della frittata, della focaccia, ci sono i tumin dal mel, lo sapete che io ne vado matto. Avrei una passione. Esatto, quindi Mel è proprio il paese qua di fianco, domani al ritorno probabilmente ne compreremo di nuovo qualcuno. E colgo l'occasione anche per ricordarvi un video che abbiamo già girato qua in Valvaraita, in realtà sono più di uno, li abbiamo girati su a Ponte Chianale e Chianale, che tra l'altro è uno dei borghi più belli d'Italia. Vi mettiamo il link qua sopra e o se no andate a cercarlo, perché anche quello è stato un bellissimo weekend, lì eravamo in camper. Adesso ragazzi, cin cin. Bene, ci hanno scoperto la Bubble Room e guardate che vista spaziale, si vede completamente tutta la vallata e tutta la foresta e lassù anche un piccolo paesino. Adesso facciamo un tour della stanza, come vedete dicevo, macchina del caffè, lì sotto c'è il frigo, il letto, ovviamente sopra stasera vedremo le stelle. Qua invece dove si entra troviamo questa camera che potremmo dire di decompressione. Infatti è importante, ci sono due porte con la cerniera, una è questa, l'altra è questa qui che adesso è aperta. Non possono mai essere aperte entrambe perché sennò la bolla lentamente andrebbe a sgonfiarsi. Infatti c'è un piccolo motore, c'è un tubo praticamente che pompa in continuazione dell'aria all'interno della bolla, ma devo dire che non si sente il rumore, non abbiamo sentito nulla. Qua troviamo anche un piccolo termosifone perché ci ha detto che stasera probabilmente farà freddo, quindi di accenderlo. E da quest'altra parte qua invece troviamo un'altra porta con all'interno, come vedete, la doccia. Questa è la luce per accendere la doccia. Poi ovviamente troviamo di qua il lavandino con anche un piccolo specchio, ecco qua. E di qua invece ovviamente troviamo il WC. Perfetto ragazzi, allora siamo scesi dalla nostra Bubble Room. Siamo scesi, qua siamo a Frassino, adesso facciamo un giretto rapido nel paese e poi si ritorna di nuovo su alla Bubble Room. Andiamo! Venerdì sera e qua praticamente c'è ben poco. Ci siamo solo noi, mi sa. Lasciare una sera sul balcone, magari ci offre qualcosa. E adesso penso che prendiamo la macchina e ci sposteremo, credo, a sto punto a Melle. O più giù o più su. Adesso vediamo. Proviamo a cercare qualche pizzeria un po' rustica, se ce la facciamo. Sì. Un po' di montagna. Sampere è più su? Sampere è più su, sì. Anche Sampere. Potremmo andare a Sampere. Siamo arrivati a Sampere. E in un attimo, eccoci qua. Anche qua abbiamo girato un pochino, abbiamo trovato questa qui, Mangiuba. E quindi entriamo e andiamo a mangiare perché si è già fatto tardi. Sono quasi le 9 alla fine. No, sono le 9. Sono le 9. E quindi andiamo, se no ci chiudo. Siamo pronti per risalire. Vabbè, qualche luce c'è, andiamo a vedere. Comunque questa è la salita per arrivare alla bolla. Capite perché scarpe comode? Sale.
bello. Sono le 11 di sera, vuoi non fare ancora una sauna? E quindi ne approfittiamo, facciamo una super sauna con una vista sul cielo stellato e con, qua vedete, c'è il fuoco acceso. E con questo fantastico cielo stellato vi auguriamo buonanotte. A domani. Buongiorno. Buongiorno! Allora, sono le 8, ci stiamo facendo un tè che qui nella stanza, nella bolla, c'è la macchinetta. Poi avevo delle barrette perché abituata a girare con i bimbi porto sempre qualcosa dietro. Questo perché giù nell'agriturismo ci daranno colazione dalle 9:30. Perché ci hanno spiegato che vanno a prendere le cose fresche nel paese, lo yogurt, le cose. E noi siamo già svegli dalle... E intorno più o meno alle 6, perché chiaramente sì, qua verso le 6 c'è stata l'alba. E tra l'altro la notte è fantastica, perché è tutto buio, si vede un cielo stellato veramente stupendo. Solo stelle e uccellini. Sì, bello, 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 bello. È vero, dalle 6 che c'è un cucù che ci tiene svegli. Vabbè, lo sente pochissimo, sì, in realtà. No. Cioè, se... Io penso avrei dormito qualcosa in più, ma mio marito ha iniziato a fare casini vari. E se vi dà fastidio la luce, portatevi una mascherina, qualcosa, perché... Esatto. E quindi adesso facciamo questa pre-colazione con un bel tè caldo e poi andremo giù, facciamo la colazione, quella effettiva, e poi se riusciamo vogliamo farci ancora una sauna. Assolutamente sì. Siamo pronti per la colazione, ma prima... Abbiamo appena acceso la sauna, infatti vedete che sta fumando. Adesso controlliamo se il fuoco resta bene, chiudiamo la porta, andiamo a fare colazione e poi dopo si fa la sauna. Naturale e l'altro l'albicocca, visto che questo miele ci ispira molto, proviamo a metterlo un po' sullo yogurt al naturale. E poi abbiamo anche un po' di granola, come vedete la frutta, le brioche, la marmellata, i biscotti, le torte. Dopo una fantastica colazione che abbiamo già in parte smaltito per risalire alla bolla, ultimo giro di sauna e poi ci prepariamo, scendiamo giù, penso che faremo ancora una piccola passeggiata qui nei dintorni, perché poi verso le 12:30 si va con il pranzo. Sì, è una cosa che ci siamo dimenticati di dire, a meno che non l'abbia detta Gabri, che non ho sentito, è che in effetti al mattino nella bolla fa un po' freschetto, quindi magari portatevi una maglia in più. Sì, diciamo che le coperte sono molto spesse, quindi sì, sotto le coperte si sta da Dio, anzi fa pure caldo, e la differenza tra sotto le coperte e fuori, c'era il...
il termometro e dava 16-17 gradi sotto le coperte. Da Dio, ripeto, anzi stanotte faceva caldo, però è il fuori. Sì, perché c'è un piccolo termosifone elettrico che riscalda comunque in parte la bolla. Ma poi proprio lo sbalzo, perché già adesso è passata un'ora e mezza che c'è un po' di sole, già 19:20. Sì, si sta veramente. Dipende da che ora vi svegliate. Se come noi prestissimo perché c'era la luce, si sente tanto, magari alle 9:00, 9:30, no. Qui c'è tutta un'altra temperatura. Andiamo a farci una bella doccia. Siamo carichi perché abbiamo preso tutte le valigie, salutiamo la bolla. Pronti per tornare a casa, i nostri pupi. Ci andava una giornata di ricarica. Ciao bolla! Col tagliere di benvenuto. Ed eccoci qui, pranzetto finito, tutto squisito. Dopo il tagliere che vi abbiamo fatto vedere come inizio, abbiamo proseguito con il vitello tonnato, fantastico anche questo, e poi invece c'era un flan di carote con fonduta e c'era la granella di nocciole, molto particolare. Non potevano mancare ovviamente le raviole della Valle Varaita, squisite anche queste. E per quanto riguarda il secondo, noi eravamo già più che a posto, quindi l'abbiamo saltato. Siamo passati direttamente ai dolci e... con il semifreddo torroncino e il cremino alle nocciole. Nocciole, ottimo anche tutto quello. Tutto buonissimo, super gentili anche qui i proprietari e comunque tutti i ragazzi e le signore che ci lavorano. Mi sa che potremmo pensare di fare poi un salto anche alla casetta. Sì, potrebbe essere che una delle prossime uscite potrebbe essere proprio questa di nuovo, questa alla casetta, relax. Perché ha quest'area fantastica. Sì. Venuti un po' più da vicino a vedere la casetta sull'albero. La casetta può ospitare fino a 4 persone, quindi 2 adulti e poi ci sono il posto anche per 2 bambini e appunto abbinato alla casetta c'è questa zona relax esclusiva con la piscina, la sauna e c'è anche questa bella vasca idromassaggio.
e da questo paradiso è tutto ragazzi. Noi ci siamo trovati veramente bene. Se qualcuno c'è già stato o comunque venite o volete qualche informazione, scrivetecela qua sotto nei commenti. Se possiamo condivideremo con voi appunto quello che la nostra esperienza è stato in questi giorni. Veramente bello, fantastico. E noi a questo punto vi salutiamo, vi diamo appuntamento come sempre al prossimo video. Da Gabri e Nadi, ciao! Ciao! E allora ragazzi, come ogni volta che veniamo in Valvaraita, vuoi non fermarti a prendere dei tumin dal Mel? Tappa obbligatoria. E quindi ne prenderemo qualcuno. Tra l'altro l'altra volta che siamo venuti, quando siamo andati a Ponte Chianale, se non l'avete visto andate a cercare il video, e avevamo preso quelli normali, ma avevo visto qua che ce n'erano anche aromatizzati con delle erbe, quindi penso che oggi proveremo ad assaggiare queste le novità. Andiamo.